Ripartono i lavori all'ospedale civile di Crotone, lo ha annunciato il neocommissario dell'ASP Antonio Brambilla, insediatosi negli scorsi mesi, il quale ha incontrato di giovedì la stampa in occasione della consegna del ricavato delle attività teatrali di solidarietà di Salvatore Iannotta e Maurizio Principe, con attrezzature sanitarie consegnate al Centro per la cura del diabete dell'ospedale civile, mentre un'altra parte è stata donata alla parrocchia San Domenico per riqualificare una foresteria diretta dai gruppi parrocchiali del quartiere Fondo Gesù. Come dichiarato dal commissario ASP, nel 2024 dovrebbe partire il progetto di telemedicina per i pazienti più fragili a domicilio. Sono arrivate le attrezzature per il reparto di emodinamica e, sempre nel 2024, dovrebbero ripartire i lavori per la costruzione del nuovo pronto soccorso, fermi per un po' di tempo. Sono scarsamente utilizzati dai cittadini oppure non abbiamo il personale medico da metterci. Mi riferisco ad esempio il grande numero di punti di guardia medica di questo territorio, che oggettivamente stiamo ragionando su un efficientamento del servizio. Voi sapete che c'è anche in atto, secondo metà di febbraio dovrebbe partire qui a Crotone la nuova rete dell'emergenza urgenza. Io devo dire che sono molto fiducioso, questo permetterà di razionalizzare gli interventi dei nostri operatori legati alla continuità dell'assistenza all'emergenza e urgenza sul territorio. Stiamo sicuramente lavorando per un miglioramento dei servizi ai cittadini della provincia di Crotone. Per l'emodinamica, come dicevo, abbiamo già acquistato l'attrezzatura, ieri abbiamo deliberato il progetto esecutivo, che vuol dire che adesso andremo a gara per l'affidamento dei lavori. E anche su quello sono dei lavori di sistemazione, non è una costruzione ex novo, quindi anche su quello mi hanno detto che entro il 2024 l'emodinamica dovrebbe partire. Sulla sanità crotonese a parlarci è anche Pasquale Mesiti, direttore sanitario dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Allora, l'ospedale di Crotone, intanto dico che è una bella realtà che ho trovato. Ottimi professionisti e una qualità anche di offerta sanitaria che non è seconda a nessuno. Stiamo parlando di un ospedale SPOC. Naturalmente porta dietro alcune sofferenze, fra virgolette, che sono comuni a tutti la sanità calabrese e che si sta piano piano un po' normalizzando. Il problema, per esempio, delle risorse umane. Stiamo facendo uno sforzo veramente forte, sostenuto, determinato per l'assunzione di personale. Per esempio, avremo a poco altri 10 o 11 medici cubani. Adesso mi hanno comunicato che dalla regione ci sarà pure l'inserimento e il reclutamento di almeno 10 medici subito e altri 10 fra un mese. E chiederemo, abbiamo bisogno anche del personale infermieristico. Gli infermieri sono il cuore pure della sanità e sono essenziali. Oggi sono grandi professionisti con i corsi di laurea e danno un contributo fondamentale all'offerta sanitaria. Insomma, questo motore di solidarietà per l'ospedale non si spegne mai. Eh sì, non sempre mai, e né si deve spegnere per il futuro. Quello che abbiamo fatto è sempre niente rispetto a quello che vorremmo fare. Oggi viene consegnato del materiale che è il frutto dell'incasso della quella commedia che è stata rappresentata all'Apollo e dove hanno recitato Illustri Magistrati, un attore di professione. E quindi siamo qui con la speranza di ritornare ancora con altri materiali, con altri, tutto frutto della solidarietà. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori, quelli che hanno recitato sul palcoscenico e tutti quelli che continuano a fare beneficenza anche comprando il biglietto d'ingresso all'ospedale. Mi limiterò ad una serie di ringraziamenti per questa occasione che ovviamente ha la sua importanza e ha il suo significato.